Senti, allora io vorrei far vedere proprio ai tuoi ospiti, così sì, protagonisti nell'organizzare, nel fare il tifo, e anche ai calciatori, se escono qualcosa, vorrei far vedere alcuni momenti della festa che d'accordo, loro hanno offerto. Grazie e anche mille. Le fasi di gioco, così come omaggio ai neocampioni. D'accordo, grazie. Allora, ecco qua dallo studio, ecco, sono immagini registrate nel momento culminante dello scudetto conquistato dal Napoli. Questa partita così ricca di gol, no? Questo Napoli-Juventus 5-3. Cesare Castellotti. È una partita storica, la seconda vittoria del Napoli sul campo della Juventus in una trentina d'anni. Mi aveva chiesto, Luigi torna, è tornato, Inter chiama, Napoli risponde. Dunque adesso passiamo, scusate ma vi direi che avete di un buon umore unico. Dunque passiamo adesso, ore 15:30 di oggi, quattro giornate al termine, a Bergamo scende il Napoli e a Bologna va il Milan. Sempre un punto di distanza fra il Milan e il Napoli, giornata che sembra decisiva, cruciale. Alle 15:30 dunque a Bergamo fischia all'inizio il super arbitro Agnolin. Gianni Vasino per noi racconta la partita in breve. Buonasera, questo non lo chiamerei 90° minuto ma semplicemente notizie sportive. Napoli campione d'Italia, ho ancora negli occhi per averli seguiti fino a pochi minuti fa su monitor di servizio le scene meravigliose del pubblico napoletano che sta celebrando una festa ancora più grandiosa, ancora più colorita, se così si può dire, se così può essere, di quella per il primo scudetto. Il Napoli dunque è campione d'Italia con pieno merito, avendo proprio attuato progressivamente il potenziamento del suo rendimento sul campo. Uno scudetto discusso, uno scudetto pieno di polemiche, però nelle ultime ore persone responsabili da entrambe le parti hanno giustamente addolcito quello che era il tono piuttosto aspro.